E salve a tutti, buonasera, buonasera, bentornati in questa live di Pasquetta per recuperare quella che non c'è stata sabato. E come vi anticipavo sul gruppo Telegram, porterò avanti questa idea invece di fare la storia del videogioco, di fare un po' di Final Fantasy 6, che ritengo essere il migliore dei Final Fantasy, secondo me. E direi di partire subito, di non cincischiare, ma di darci subito da fare, perché c'è tanto da fare, tanto da vedere. Quindi, dove siamo arrivati e cosa dobbiamo fare? Allora, ho livellato un pochettino i personaggi, sono adesso a livello 14. Dobbiamo entrare a South Figaro. Siamo scappati dal castello di Figaro dopo che Kefka ha cercato di rapire terra. E allora vediamo se si vede bene tutto. Sì, perfetto. Ah, che bella la colonna sonora. Ed entriamo a South Figaro. Allora, anche qui abbiamo un di che da esplorare, quindi se andiamo a vedere la mappa, questa è una intera città, che è la prima città enorme che possiamo andare a esplorare per bene. C'è il negozio di armi e armature, c'è il negozio di oggetti, c'è la taverna col negozio di accessori, che sono molto importanti. Sono molto importanti per quello che vedremo a livello di equipaggiamenti. C'è la stalla dei Chocobo e poi c'è anche la taverna. In questa mappa ci sono dei barrel e dei crates, quindi ci sono appunto dei vasi ci sono dei vasi e delle, ecco qua, vedete questi vasi e questi barili che possono essere interagiti per poter ottenere oggetti, ma questi non andremo a interagirvici appunto perché avranno anche questi un upgrade. Invece le chest, questo specifico ambiente, non avranno degli upgrade e possono essere prese da subito. Allora, cominciamo andando nella casa qui in alto a sinistra, quindi vediamo un attimo la mappa, dobbiamo entrare. E andiamo nell'abitazione in alto a sinistra. Possiamo parlare un po' con le persone. Nelle nostre botteghe si vendono armi, corazze ed accessori di qualità sopraffina. Come si può essere tanto imbecilli da sfidare l'impero? Questo è anche, diciamo, un po' il parere della popolazione. Entriamo in questa abitazione. Questa qui, come vedete, è un'abitazione molto signorile, a più piani. È raro vedere una visione di questo genere all'interno di Final Fantasy. Parliamo con questa donzella. Chissà se scoppierà la guerra. Forse farei meglio a tornare a casa ora, prima che sia troppo tardi. Se noi saliamo sopra. Nella prima stanza. Sì, siamo qui. Parliamo il confine orientale della città. Quindi da là sarebbe. Ma che? Ehi, ma che modo sono? Sto scrivendo una lettera personale, fuori dai piedi. Oh, spiacente, anche se sono l'uomo più ricco della città, ogni tanto rimango senza parole. Un'interazione carina. In questa stanza c'è uno spiffero d'aria terribile. Chissà da dove viene, non vorrei prendermi un raffreddore. Questo è un indizio che il gioco ci vuole dare. Che se noi andiamo dietro la libreria, c'è un passaggio segreto. E questo passaggio segreto ci porta a una stanza con diverse porte. Qui c'è un secchio che non può essere interagito, come se fossero delle prigioni. Ma ricordatevi di questa stanza, ci tornerà utile più tardi. Qui troviamo un punto di salvataggio. Poi in questa stanza invece
quello che può sembrare un enorme enigma ambientale ci sono diverse chest. Allora, devo ricordarmi come si faceva ad accedere alle chest. Ecco qua. E queste le possiamo aprire tutte. Quindi una, 500 kill. 2, 1000 kill. 3, 1005. Questa invece è vuota. 4. Poi vediamo un po' se qui c'è altro. Ah, un vecchio orologio, ma è fermo. Vediamo se anche se qui c'è qualcos'altro che abbiamo dimenticato. Grammofono, l'orologio. Questo emette invece un ticchettio regolare. Ed è ok. Poi ecco qui una gala iper, che è la nostra quinta chest. E qui abbiamo la nostra sesta chest con dei sandali di Hermes. Perfetto, possiamo ora uscire da questa casa che ci ha dato comunque un buon contenuto. Andiamo a verificare se fossero effettivamente 6 gli oggetti, 6 forzini. Perfetto, non prenderemo altre chest. Invece in quest'altra porta ci sono due bambini. Boom 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 boom, sono un bendato Magitek. Mio papà è una persona importante, e allora tanta gente importante viene a cena da noi. Anche il generale le... Ops, volevo dire che in generale... Non mi ricordo più cosa volevo dire. Facciamo attenzione a queste persone. Figaro, vi ricordo, essere alleata, per quanto... per Edgar soltanto all'apparenza, è comunque città alleata dell'impero di Gestalt. Ora usciamo dalla porta a destra. Qui è possibile prendere un altro oggetto. Vi ricordo che qui c'è un altro oggettino. E se andiamo qui c'è un altro, un'altra stanza segreta, e qui c'è un altro oggetto. Dovrebbe trovarsi... Allora. No, 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 no. Qui, è un elisir, si può prendere. E adesso torniamo. Esplorare Figaro. Allora, andiamo al bar. Sì, oltre ai Monte Colts si trova la catena delle sciabole, informazione che ci potrebbe tornare utile più tardi. Il bar è un luogo sicuramente particolare. Assomigli proprio all'Ivo di Duncan. Come? Qui non possono entrare i bambini? Ah, va bene. E si è seduta. Quel tipo al bancone ha un aspetto poco raccomandabile. Ho sentito che l'impero sta invadendo una città dopo l'altra. Non so per quanto tempo saremo al sicuro qui a Figaro Sud. Duncan ha addestrato suo figlio Vargas insieme agli altri allievi. Si lamentava sempre del fatto che Vargas non faceva progressi. Parliamo adesso con il cane, con questo tizio molto oscuro. Infatti si chiama Shadow. Bella educazione, potresti almeno dire qualcosa. Aspetta, Locke, quel tipo lo conosco.
viene e va come il vento, senza mai allearsi con nessuno. Dietro quello sguardo truce si nasconde un viso sconosciuto a molti. E infatti, si chiama Shadow. Confermi il nome? Sì. Stiamo messi a volume. Abbasso un altro pelo per certezza, solo per questo. Ok. Ah, ma certo, è Shadow. È un assassino. Se pagato bene, ucciderebbe anche il suo migliore amico. Meglio starne alla larga, allora. Quindi per ora evitiamo il contatto con Shadow. Lì poi possiamo accedere alla rest room, quindi qui possiamo andare alla classica locanda per riposare. E non dovrebbe esserci, no, non c'è altro, perché le altre chest non sono al momento accessibili a noi. E qui invece possiamo uscire passando con la... devo parlare qui col negozio di accessori, ma prima andiamo a ottimizzare l'equipaggiamento dei nostri personaggi. Spada di Mithril a terra, coltello di Mithril a Hawk. Ora però andiamo a vedere invece cosa abbiamo qui. Sandri di Hermes lanciano automaticamente a Dante su chi li indossa. Gala Iber, braccetto rinforzato che protegge il polso e aumenta la forza. Quindi io darei ad Edgar, arriva a 58 la forza, aumenta di 19, ma noi con Edgar andiamo ad usare gli oggetti speciali, quindi diamo i sandali di Hermes e poi la gala Iber la diamo a Locke per il momento. Chiedo scusa. Allora, andiamo al negozio di accessori, vediamo cosa ci possono vendere di interessante. Equipaggiando gli accessori si possono ottenere nuove abilità. Queste scarpe mi fanno camminare più veloce del solito. Guarda. Ha azzeccato una figura barbina ed è scappato. Gli accessori possono conferirti molte abilità quando te ne equipaggi. Ad esempio, le scarpe agili raddoppiano la velocità, le manopole ti consentono di impugnare un'arma con due mani e infliggere più danni. Il codice morale ti consente di offrire protezione agli altri in combattimento. Gli stivali da dragone ti consentono di effettuare attacchi in salto. E ricorda, si possono equipaggiare solo due accessori contemporaneamente. Come abbiamo visto anche durante la prima live, gli accessori sono fondamentali all'interno di una build per ottimizzare al massimo l'output della squadra. Abbiamo quindi le scarpe regali, gli occhiali argentei, il ciondolo stellare, l'anello prezioso e il codice cavalleresco. Ovviamente questa è una perfect run, quindi andremo a comprare tutto. E... peccato, non abbiamo una protezione dal veleno. Sicuramente daremo a terra il ciondolo stellare. Te diamo gli occhiali argentei, te diamo le scarpe agili e a terra facciamo anche protezione dalla pietra. Perfetto. Grazie, grazie a te. Ecco, questo è quello che fanno le scarpe agili. Effettivamente potrebbe essere più utile. Codice cavalleresco no, non abbiamo ancora un tank che possa sostenere i danni. Andiamo a negozio di armi e protezioni. Benvenuti. Quindi hanno qui un pugnale, un coltello mitri, una spada mitri e uno spadone che noi andiamo ad acquistare. Poi provvisionante e tossificante li avevamo già, e anzi approfittiamo subito per dare lo spadone alla nostra cara terra. Qui invece abbiamo scudo tondo, scudo pesante, di cui facciamo acquisto, fascia di capelli, acquisto, cappello piumato, doppio acquisto, veste di cotone, un acquisto, veste da canepo, un acquisto. Adesso andiamo ad equipaggiare. Ok, quindi il cappello piumato è meglio anche per terra, quindi compriamo un altro
cappello piumato per darlo a lock. Perfetto, gli equipaggiamenti sono stati inseriti. Andiamo a ordinare automaticamente per oggetti il nostro equipaggiamento e continuiamo. Andiamo in ultima a Kitto proprio per concludere questi nostri giri. Al negozio degli oggetti. Prendiamoci una decina di collirio. Prendiamo altri antidoti. Prendiamo 3 angolati. Prendiamo 4 erbe dell'eco. 4 colori di fenice. 4 tende. E un'altra decina di pozioni. Così siamo più che pronti per il nostro viaggio. Chiedo scusa, devo soffiarmi il naso. Ok, continuiamo adesso con la nostra esplorazione. Possiamo abbandonare la città di South Figar per ora. Non ci interessa proseguire all'interno di questa città. Per cui possiamo... ci torneremo sicuramente più tardi. Torniamo nell'overworld. Facciamo una cosa però. Prima... andiamo a riposare. Io ho dimenticato di aver combattuto e non sono entrato poi in città a riposare. Il primo ingresso in città l'abbiamo fatto in live insieme, quindi parliamo con locandiere e paghiamo questi 80 kg per riposare. Perfetto. Fatto il nostro veloce giro all'interno della cittadina di South Figaro. Abbiamo visto qualche personaggio sicuramente particolare, tra cui appunto Shadow, e ci concediamo il primo salvataggio. Come vedete i personaggi sono a livello 14. Facciamo una battaglia casuale giusto per vedere quanto sono migliorati questi personaggi. Auto palestra. Mi è bloccato il gioco. Hello? Ok, il gioco. Diciamo che picchiano forte. Non so cosa è accaduto lì a un certo punto. Questa è la capanna di Duncan. Ha poi un'uscita sul retro. Entriamo all'interno della capanna. Per una cutscene. Cos'è questo odore? Questi pianti. Sono identici a quelli che usava sempre lui. Questo tè era il suo preferito. E c'è una pozione all'interno del bucket. E possiamo riposare gratuitamente nel letto. Quindi siamo venuti qui per prendere l'oggetto all'interno della, del secchio. Possiamo quindi uscire e di nuovo una cutscene. È possibile che Sabin viva qui? Che Sabin abbia cambiato nome. Esce poi un personaggio. Buon uomo. Sapresti dirmi dove posso trovare il ragazzo che vive qui?
Certo, se n'è andato un paio di giorni fa quando ha saputo della morte del maestro Duncan. Si è diretto verso le montagne, anche il figlio di Duncan, Vargas, è scomparso. Quel giovanotto non mi piace per niente. Quindi Sabin ha incontrato Duncan, che è il maestro, è venuto a mancare il maestro. Sia lui sia il figlio Vargas sono scomparsi. E dove potrebbero mai trovarsi? Ovviamente noi abbiamo soltanto un unico posto dove possiamo avventurarci, ed è questa grotta, che è il dungeon che affronteremo oggi, il Monte Colts. Si avvia quindi l'esplorazione del Monte Colts. Il Monte Colts è un dungeon abbastanza lineare, dove incontreremo alcuni nemici. Proviamo a fare due di attacchi base. Questo miss. 29 danni che possiamo gestire. Affronteremo 4 tipologie di nemici all'interno di questo dungeon. E ci sono anche 4 forzieri che dobbiamo recuperare all'interno di questo posto. Sibus, il prossimo nemico. Proviamo una magia. Noi continuiamo a menarli di autobalestra. Autobalestra è fortissimo. Ci mancano il Gorgias e il Trillium. Si trovano entrambi. I Gorgias sia dentro che fuori. Trillium soltanto all'esterno. Comunque, proseguiamo con la nostra esplorazione. Gorgias. Vediamo se non riesce ad attaccare prima dell'autobalestra. Quindi il disco lì si fa sentire. E anche terra fa i suoi bei danni, oltre ad avere ben 159 MP. Allora, perfetto, facendo così possiamo andare per l'uscita dove troviamo un forziere, dove troviamo uno spadino. Potrebbe essere forse migliore per Locke. Ok, proseguiamo. Zanna perforante, 74 danni. Bella botta. Ma terra si è subito vendicata. Siamo anche prossimi al level up, molto bene. Ah. Andiamo per di qua. Il passaggio segreto ci porterà al nostro secondo forziere, il guanto del gigante. Appartenuto a un Gigas che aumenta la forza. Se non sbaglio, il guanto del gigante. Eccolo qui. Per ora non andiamo però a intaccare quelli che sono i settaggi che abbiamo scelto. Affrontiamo di nuovo Zanna. Non hanno furti particolarmente importanti, per cui possiamo proseguire in tranquillità. È sicuramente l'attacco più efficace che possediamo all'inizio del gioco. Avete visto, ragazzi? Qualcuno è andato avanti di qua. Ora, come possiamo arrivare lì? Qui si può.
volevo entrare, però. Vediamo se riusciamo a incontrare anche i Trillium. No. Ah, attacco alle spalle. Adesso dobbiamo aspettare per l'intera barra. Attenzione, è caricata. Eccesso. Faccio tento un'altra battaglia casuale, ragazzi, e poi proseguiamo. E niente, un'altra sfida. Proseguiamo. Secondo piano del Monte Cops, scendendo di qui. Abbiamo il nostro terzo forziere, per conferma. 3 forzieri su 4, perfetto. Quarto forziere, il più avanti. Quindi entriamo di qua. Possiamo proseguire in tranquillità. Circa in tranquillità, ci manca ancora un nemico. Intanto questa creatura misteriosa continua ad avanzare per il monte. Vediamo se quest'altro incontro casuale ci sarà fortuito. Invece no, e continuiamo a subire attacchi alle spalle. Siamo molto sfortunati in questa fase di gioco. Nostro, abbiamo la priorità. È sgraduto praticamente. Benissimo. Attraversiamo il ponte. Niente, si prossegue Gorgias. Non riusciamo a incontrare il video. Caso, ragazzi, li troverò fuori live e vi farò vedere la scheda del bestiario. Ci viene concessa la possibilità di curarci con una tenda, l'abbiamo trovata, quindi perché no? Usiamola. Usiamo un sacco a pelo. Neanche per salvare la partita. Abbiamo fatto un level up, che male non fa. Punto di salvataggio vuol dire che ci aspetta qualcosa dall'altra parte di questo dungeon. Ecco il Trillium. Ancora un altro attacco alle spalle. Ha fatto un parry con lo spadino. Come potete vedere nei level up non stiamo andando a vedere aumenti di statistiche, ma semplicemente aumenti di punti vita e punti magia. Abbiamo trovato anche il Trillium. Oh, filmato. Chi è questo personaggio allora? Che stiamo... pare che stiamo inseguendo. Oh, doppio Trillium.
sembra essersi messo all'ingresso della... di quella porta. E anche dei video qui stanno impedendo il passaggio. Ah, tutto messo. Parato il tocco velenoso. Bravissima terra. Eccoci. Siete qui per conto di Sabin. È Vargas che parla. Ci ha colpito fortissimo. Terra è svenuta. E addirittura Edgar è inginocchiato. Chi sei? Sabin. Si trova qui? Il fratello di Edgar. Eri tu che ci spiavi mentre salivamo fin qui, vero? E se anche fosse? Beh, non importa chi siete, in ogni caso non ho alcuna intenzione di arrendermi. Maledirete i giorni in cui mi avete incontrato, perché sarà anche l'ultimo della vostra vita. Due Hippo e Vargas. Si aspetta una battaglia senza esclusione di colpi. Musica da boss. Danni. Questi Hippo sembrano essere delle creature molto potenti. Colpo di vento. L'attacco del boss. Colpa d'aria da non prendere sotto gamba. L'Hippo è stato sconfitto, adesso manca solo Vargas. Ok, iniziamo a testare un po' le abilità di tutti questi personaggi. Che dite? Proviamo a fare furto. Ho rubato degli artigli di Mithril. Proviamo Parassita. Vediamo quanti HP riusciamo a rubare. ...182. Ne ho abbastanza. Dispedito nell'altro mondo. Attenzione. Ora basta, Vargas. Sabin. Vargas. Perché? Perché hai ucciso il maestro Duncan? Ha ucciso suo padre, Patrici. Come hai potuto uccidere tuo padre? Quell'idiota ha rifiutato me, il suo stesso figlio, e ha scelto te come suo successore. Non è vero. Il maestro è vero, e lo sai. Ce l'hai scritto in faccia. Avrebbe preferito te. Credeva nelle tue potenzialità. Stanco di ascoltare le tue menzogne. Ho già raggiunto il tuo potenziale e te lo dimostrerò. Pugno ghiacciale. Edgar è volato via. Anche gli altri sono finiti della battaglia mentre Sabin ha resistito. Notevole, Sabin. Tuo padre non si sbagliava. Sei davvero abile. Deve per forza finire così. Il destino ha voluto che ci addestrassimo insieme. E ora vuole che tu venga sconfitto. Colpo di grazia. 36 danni. Adesso. Preparati a lasciare questo mondo. Colpo di grazia ci ha dato lo status morte. Sabin ha il jiu-jitsu. Che ti prende Sabin? Quasi scaduto. Colpiamolo con colpo da colpo. Per usare una combo di tasti per poter eseguire il giudizio. 421 danni. Proviamo con un altro giudizio. Cannone d'aura. Altri 500 danni. È ora di farla finita. Userò una tecnica di jiu-jitsu, proprio come mi ha insegnato il maestro. Seleziona colpo in raccordo dal menu jiu-jitsu, poi premi sinistra, destra, sinistra. Infine usa il comando di conferma. Come fare il jiu-jitsu? Seleziona il comando di jiu-jitsu, seleziona colpo in raccordo e inserisci i comandi. Nella scala di interazione seleziona sinistra, destra e poi di sinistra. Infine usa il comando di conferma per eseguire la tecnica. Se commetti un errore, il personaggio non eseguirà alcuna tecnica. Fai attenzione. Forza, tutto qui. I jiu-jitsu, ragazzi, sul Super Nintendo non avevano il consiglio per utilizzare l'attacco, quindi dovevi saperlo dal menu
quale potevano essere, o fare delle pop a caso e scoprire altri colpi. Hai già preso quella tecnica, Vargas, se solo il tuo orgoglio non ti avesse accecato. E Vargas viene sconfitto. Sabine. Edgar. Sabine, aspetta. Sei suo fratello gemello? Suo fratello? All'inizio pensavo che fosse un altro degli orsi di Vargas. Un orso? Ma lo prenderò come un complimento. In ogni caso, Edgar, che ci fai qui? Stiamo andando alle cascate delle sciabole. Alla catena delle sciabole. Al quartier generale della resistenza? Sì. Quindi siamo vicini al momento della verità. Frate, buonasera. Ti lurco dal letto che sto a pezzi. Ciao, frate, ma mi dispiace. Però mi fa piacere che... mi auguro di farti buona compagnia. E ottimo esordio con il mio Patreon. In bocca al lupo e buona fortuna con questo progetto. Fino ad ora sono stato a guardare da lontano, sperando che il mondo ritrovasse la pace. Temevo che Figaro potesse diventare un altro degli stati fantoccio controllati dall'impero. Abbiamo l'occasione di farci valere. Non intendo continuare a fare la parte del docile alleato dell'impero. Credo che sia il momento di reagire. Pensi che un orso come me possa essere d'aiuto? Sabine, ti uniresti a noi? Il maestro Duncan sarebbe felice di sapere che i suoi insegnamenti sono usati a fin di bene. Perfetto, allora mettiamoci in marcia. Sabine si aggiunge al nostro party. È un monaco e potenza di Jiu-Jitsu. A che punto siamo ora dell'avventura? Allora, siamo entrati alla città di Figaro, l'abbiamo esplorata per andare a prendere un paio di prendere un paio di oggettini. Abbiamo preso un paio di, facciamo vedere subito, abbiamo preso anche i primi accessori che sono fondamentali per lo sviluppo dei personaggi, perché ci permettono di avere status, progressione da status o attivare effettivamente degli status come sandali di Hermes che danno a Dante, cioè Hast, a chi li indossa. Usciti da lì, siamo andati a vedere un piccolo posto, una piccola capanna che si trova a nord di Figaro, e abbiamo trovato la capanna di Duncan, che è il luogo dove questo maestro di Jiu-Jitsu ha insegnato a Sabine, il fratello gemello di Edgar, e al figlio Vargas. Quando siamo entrati non c'era nessuno e Edgar ha riconosciuto posate e anche il tè preferito del fratello. Uscendo dalla capanna... Ciao Paolo, ciao, buon pomeriggio. Uscendo abbiamo incontrato un anziano, abbiamo chiesto informazioni e ci ha riferito che Duncan, il maestro, è morto e sono spariti sia Sabine sia Vargas, il fratello. Abbiamo quindi proseguito la nostra esplorazione andando verso le montagne appena esplorate, dove ci troviamo anzi in questo momento, e cioè le montagne di Colts, Monte Colts, perché noi dobbiamo appunto arrivare. Buona Pasquetta anche a te, buona Pasquetta. E... per andare quindi sia alla catena delle sciabole dove si trova il quartier generale della resistenza. Esplorando appunto queste montagne ci siamo imbattuti proprio in Vargas, il quale ci ha attaccato. È arrivato poi Sabine a supportarci e abbiamo sconfitto Vargas, scoprendo che Vargas, non accettando il padre che ha scelto Sabine come successore della scuola di Jiu-Jitsu, lo ha ucciso, quindi si è macchiato di patricidio. E noi abbiamo sconfitto Vargas con l'aiuto di Sabine, che adesso si è unito al nostro party. Ora, Sabine è sicuramente un personaggio interessantissimo, poiché è un monaco. Possiamo anche andare a ottimizzare i suoi equipaggiamenti, e sicuramente Sabine è uno che può fare uso in maniera molto efficiente di ben due oggetti, il guanto del gigante e la gala iper, essendo Sabine un personaggio che si basa molto sulla forza. E Sabine utilizza i Jiu-Jitsu. I Jiu-Jitsu sono un'abilità particolare
ve la faccio vedere. E come potete vedere, i jiu-jitsu si basano su input di comandi che vanno dati, come se fossero delle combo di Street Fighter. La particolarità che c'è in Final Fantasy VI Pixel Remastered è che questi comandi ti vengono anche suggeriti in battaglia quando scegliamo un particolare attacco. Su Super Nintendo invece questi non erano presenti. Se si inserisce male l'input, ovviamente è facile andare a immaginare che si fallisce poi il relativo attacco. Possiamo quindi proseguire nella nostra esplorazione, prendere l'ultimo oggetto che ci viene offerto nell'esplorazione di questo dungeon abbastanza lineare e poter quindi proseguire nella nostra esplorazione. Abbandoniamo i Monti Colts e ci troviamo dietro i Monti Colts. Andiamo a vedere la mappa, come potete vedere il nostro obiettivo adesso è andare a nord. Vediamo quanto è forte Sabin con degli attacchi normali. 132 danni, ragazzi. Considerando che gli altri sono un centinaio di danni, abbiamo tra le mani una vera macchina da guerra. Possiamo anche andare un po' di più verso nord per scoprire cosa c'è. E al momento sembra esserci una crepa tra le montagne, ma nulla più. Il nostro obiettivo è andare dritto. Teorizziamo un po' queste battaglie. Una palestra, un paio di attacchi. Ah, ma se posso suggerire abbassare un po' il gioco? Certo, anzi, grazie per il suggerimento. Vediamo se così, fammi sapere se così va meglio. Una cosa importante, gli artigli di Mithril li abbiamo ottenuti andando a rubare a Vargas, quindi abbiamo fatto furto sul boss, grazie a Locke che è un avventuriero ma è un ladro, che quindi ha l'abilità di furto, siamo riusciti a ottenere l'oggetto. Scusate, sto sistemando un attimino le cose. Perfetto, proseguiamo. Covo della resistenza. Qui vi faccio vedere una piccola cosa. Qui c'è bisogno di un qualcosa che non vi aspettereste. Redgar da questa parte. Allora, intanto vediamo la prosecuzione della storia, ovviamente. Possiamo parlare con le altre persone. All'impero non verrebbe mai in mente di venire fin qua a cercare il nostro quartier generale. Poi qui invece, benvenuti. E qui abbiamo, ci vendono delle scarpe agili e abbiamo qui degli etere, di cui, nonostante sia una spesa abbastanza importante, ne prendo addirittura 8. La magia è fondamentale. Possiamo anche proseguire nell'esplorazione. Qui possiamo riposare, ovviamente gratuitamente, e ne approfittiamo. È il primo momento del gioco in cui abbiamo il team al completo, ragazzi. Ma qui si avanza solo di trama, non è ancora il momento degli extra. Incontriamo Bannon. Bannon, l'abbiamo portata con noi. Quindi è lei la ragazza che ha scatenato la reazione dell'Esper. Si ritorna sempre a quello che è successo all'inizio del gioco. L'Esper? Sembra che l'impero avesse controllo totale su di lei. Fa un passo indietro, lei si sente molto in colpa per questa cosa. Sì, ne sono stato informato tramite i piccioni viaggiatori. Mi è stato anche riferito che ha spazzato via ben 50 soldati dell'impero in pochi minuti, nel flashback che abbiamo visto. No, non è... Terra. Un po' di tatto, Bannon. La ragazza non ricorda nulla. Fuggire dalla verità non serve certo a cambiarla. Lascia che ti racconti una storia. Un tempo, quando l'umanità era pura e innocente, le fu affidato un forziere che nessuno doveva aprire. Qualcuno, nonostante il divieto, lo aprì e fu così che tutti i mali del mondo fuoriuscirono dal forziere. È il mito del vaso di Pandora.
superbia, invidia, avarizia, ira, ingordigia. E infine, l'unica cosa che rimane nel forziere fu un raggio di luce, la speranza. Il tuo potere è una benedizione, non una condanna. Ricordatelo sempre. Tu sei l'ultimo raggio di luce che abbiamo, la nostra sola speranza. Riepilogo velocemente per Warbumper che non ha seguito la prima live. In questo mondo la magia è sparita da diverso tempo e si è sviluppata quindi la tecnologia. Terra, che è la protagonista, è una ragazza che naturalmente riesce ad utilizzare la magia. Questo è un qualcosa di estremamente raro, è fondamentale per gli equilibri di potere dell'impero di Geshtal che sta cercando di conquistare il mondo, e quindi un forte atto di resistenza che può essere utilizzato come baluardo della speranza dell'umanità. Lei però non ricorda come mai questa magia la sa utilizzare. Lei dice che per lei è naturale l'utilizzo di una magia così potente come di una forza così potente come la magia. Banon, ora sono esausto, consentitemi di riposare un poco, sarò presto tra voi. E Banon va via. È un personaggio enigmatico, Banon, curioso sicuramente. Riposiamo. E adesso controlliamo Terra e possiamo andare a esplorare un pochettino questa zona. L'impero mi ha strappato una persona importante, è da allora che cerco vendetta. Se nessuno si oppone all'impero, sempre più persone soffriranno come me. Questa è la sola ragione per cui mi sono arruolato nella resistenza. Scopriamo anche i motivi che ci sono dietro le scelte dei personaggi, come Locke ad esempio. Ma non c'è nessuna persona importante nella mia vita. Non ho una famiglia, né amici. Non dire così. Sono sicuro che ci sono tante persone per le quali tu sei importante. Quelle persone contano su di te ed è per loro che devi lottare. Locke cerca di tirarci su di morale. Qui possiamo prendere tutto, senza nessun problema. Sono 6 chest e 3 oggetti. Quindi esploriamo per bene questa zona. Eccoci qui di nuovo al centro del loadout, quindi della zona della resistenza. Allora, qui non c'è niente, andiamo in questa stanza. C'è un secchio, ma è vuoto. Abbi il coraggio di unirti alla nostra causa. Pugnale d'aria, coda di fenice, un altro codice cavalleresco, un antidoto, un etere, un passaggio segreto che ci porta a un'altra chest, una cappa bianca. Per ora non mettiamo mano a quello che abbiamo trovato in termini di equipaggiamento. E andiamo nella prossima stanza. Aperto il 10% dei forzieri. Ci manca un forziere e un oggetto. Un forziere sappiamo esattamente dove si trova. L'abbiamo visto prima. E qui c'è Sabin, possiamo parlare con lui. Non so che dirti, so solo che mi fido completamente di mio fratello. Questa è una cosa importante. Sabin ha lasciato il castello di Figaro poiché, essendo gemello di Edgar, erano entrambi in lizza per essere poi eredi al trono. E la scelta fu fatta con un lancio della moneta. Sabin non accettò il metodo e quindi abbandonò il castello di Figaro. E questo ci ha fatto pensare che ci potesse essere uno scontro tra Edgar e Sabin. Sabin era andato via molto tempo fa e non si avevano più notizie di lui. E invece qua ci dice che si fida completamente del fratello. E che vuol dire che comunque i rapporti sono rimasti buoni. Ha sempre dato la precedenza alle mie esigenze prima che alle proprie, fin da quando eravamo bambini. Anche tu dovresti fidarti di lui. Ma non dirgli che te l'ho raccontato, morirebbe di vergogna. Ok, questo... Una ciliegia verde, vedremo dopo cos'è. L'impero sta eliminando i membri della resistenza, ovunque ne trovi. Dobbiamo reagire prima che sia troppo tardi. Andiamo nell'ultima stanza e andiamo a prendere l'ultimo forziere. E parliamo anche con Edgar. Una gran pozione. Quindi abbiamo preso tutti gli oggetti di questo luogo. Parliamo con Edgar. Non è facile chiederti tanto. Dopotutto, se ti obbligassimo a servire la nostra causa, non saremmo diversi dall'impero. Devi decidere da sola cosa vuoi fare.
non si può entrare. E questo è un punto di salvataggio che noi adesso useremo. Ok, ragazzi, facciamo un'ultima cosa e poi ci salutiamo per il momento. Restate aggiornati, durante la settimana andremo avanti con Final Fantasy 6. Poi il sabato mattina, diciamo, il live durerà un pochettino di più. Faremo la nostra ora di live sulla storia del videogioco e poi proseguiremo con Final Fantasy. Possiamo adesso parlare con questo personaggio. Anzi, no. Ci dovrebbe essere sotto un tavolo, perché potremmo far partire una scena divertente. Però per far partire questa scena divertente dobbiamo trovare qualcuna cosa, un pezzo, un appunto sotto un tavolo. Vediamo se lo troviamo. Me ne stavo per dimenticare. Una piccola interazione segreta. Era qui? La memoria mi sta un po' tradendo in questo momento. Però si dovrebbe trovare sotto un tavolo. Ho un dubbio. Dovremmo trovare un appunto sotto un tavolo. No. E allora forse non era qui. Cerchi Baron? È uscito pochi istanti fa. E ci fa uscire. Parliamo con Baron. Hai deciso? Diventi dunque il nostro ultimo raggio di speranza. Ci viene data una possibilità di dire sì o dire no. Se diciamo no per tre volte, succederà qualcosa. Capisco. Questo è il primo no. Secondo no. Lo immaginavo. Cambia la risposta. Terzo no. Non c'è proprio modo di convincerti. Cazzi in segreta. Speranza. Come possono tutti riporre in me le proprie speranze? Cos'è successo? Avanti, parla. La guardia arriva e cade. Forse svenuta, forse morta. Quelle ferite sono terribili. Figaro Sud. La città che abbiamo visitato all'inizio della live. L'impero ha preso Figaro Sud. Stanno venendo qui. Ci hanno scoperti. Non c'è un momento da perdere. Locke. Scommetto che serve qualcuno che si infili a Figaro Sud per ostacolare l'avanzata nemica. È un compito fatto su misura di te, per te. Contiamo sul tuo aiuto. Terra, aspettami. Non starò via a lungo. E soprattutto, fai attenzione alle mani rubine di un certo re cascamorto. Locke. Locke è una persona che mantiene sempre alto lo spirito, nonostante sia andato a fare una missione da solo a Figaro Sud contro l'impero. All'impero abbiamo visto, all'interno della casa dell'uomo più ricco del villaggio, quell'uomo scrivere un messaggio. Parlava di un attacco da est. È possibile che quello fosse invischiato con l'impero. Vi ricordo che l'impero di Figaro, la nazione di Figaro è alleata dell'impero di Geshtal, ma solo all'apparenza. Edgar, le abitudini sono dovute a morire, eh? E noi che facciamo? Ci diamo alla fuga lungo il fiume Lete, fino a raggiungere Nash. Potremmo indagare sull'esper che hanno trovato nelle miniere. Perfetto, preparerò la zattera all'entrata segreta. Non sarà un viaggio facile, ma non abbiamo altra scelta. Qui siamo in pericolo, vieni con noi a Nash. Potresti mettere alla prova le tue abilità e comprendere più a fondo la loro natura. Non ci temo per le chiacchiere. Forza! Nash ci aspetta.
Capisco i tuoi dubbi. L'impero però sta spezzando troppe vite innocenti, mentre noi restiamo con le mani in mano. Aiutaci con i tuoi poteri. Questo accessorio ti proteggerà. Hai ottenuto un guanto di Genji. Se avessimo detto sì, questa cutscene sarebbe partita subito. Non ci sarebbe stato il dubbio di Terra e saremmo partiti subito con Terra e Bannon che tornano dentro la grotta con l'arrivo della guardia ferita e ci avrebbero dato un guanto, un semplice guanto come reliquia. Invece il guanto di Genji è molto più raro e ci viene dato appunto perché abbiamo detto di no 3 volte a Bannon. L'accessorio dei guanti di Genjin sono molto, molto più rari. Bannon si aggiunge al nostro party. È un oracolo ed è posizionato in posizione di difesa. Come potete bene immaginare, Bannon non sarà un alleato che porteremo fino alla fine, perché non è uno dei personaggi a cui abbiamo potuto cambiare il nome. Andiamo però a vedere cosa fanno questi guanti di Genjin. Eccolo qui, guanto proveniente da 3 lontane, che permette di equipaggiarsi di 2 armi. E noi cosa faremo? Lo daremo a Sabin. Via il guanto del gigante, dentro il guanto di Genji. Occhi metallici artigli, potenza di attacco 142. Mentre diamo la cappa bianca a terra, ottimizziamo gli equipaggiamenti di tutti per vedere se possiamo migliorarli in qualche modo. Vedete, non possiamo neanche toccare l'equipaggiamento di Bannon. Un attimo, voglio dire, a livello di formazione Bannon è arretrato, meglio. Non arretro terra, perché nonostante sia una maga, ho bisogno che lei attacchi con lo spadone. Forza, andiamo. Le correnti ci condurranno fino a Narsh. Vuoi saltare sulla zattera? No. Anzi sì, dobbiamo per forza saltare, non posso salvare, quindi sì. Dirigiti verso Narsh e proteggi Bannon. Se dovesse cadere in battaglia sarà tutto perduto. Quindi non possiamo permettere a Bannon di morire. E qui avverranno adesso delle battaglie casuali. Facciamo usare autopalestra. Usiamo un fuoco. Bannon invece può pregare per curarci, ma siamo forti, non avremo problemi. Da che parte vuoi andare? Sinistra. Ancora una battaglia contro il proprio minore. Preghiera, attacco, autopalestra e attacco. Preghiera è un'ottima cura. Questo oracolo è molto forte. 400 danni, ragazzi, con doppia arma. Non si scherza, ragazzi, non si scherza. Esoschela e Nautiloide. Abbiamo incontrato tutti i nemici che potremo incontrare in questa mappa. Ho sbagliato, ho fatto attacco con tutti. Vediamo cosa riusciranno a ottenere. Peccato, missivo attacco. Avendogli già fatto dei danni, andiamo via, attacchino. Vediamo anche Bannon. Giustamente si trova arretrato, non farà mai tanti danni. E ci viene data una pozione. Se non siete preparati, questa zona è complicata da gestire. Soprattutto i loco minori possono essere molto pericolosi. Ma noi abbiamo Sabin, che è un mostro.
un punto di salvataggio. E proseguiamo. Edgar sarà di livello. Andiamo sempre a sinistra, ragazzi. Siamo anche un po' sfortunati, se vi posso permettere. Padon ha subito cecità. Non è un problema. Non è affatto un problema. Padon non deve attaccare. Padon deve pregare. Un altro punto di salvataggio e un secchio dove possiamo curarci. Ci curiamo e salviamo di nuovo. Questo secondo salvataggio è fondamentale perché ci porterà a un'altra battaglia. Attivato preghiera con Padon, sapremo che Padon non arriverà a fare la preghiera. Non sto facendo molte autobattaglie perché voglio farvi comunque vedere quali sono le scelte che io sto adottando. Ehi, che cos'è? Boss fight. Ultros. Oi oi oi. Da qui non si passa. Divertiamoci un po'. Preghiera. Autobalestra. Fuoco. Aia, scotta. Niente colpo fritto oggi. Peccato tossificante. Fuoco. Ne mettere volentieri i tentacoli addosso. Vieni, pesciolina. Ultros è un personaggio interessante. Tentacoli, 228 danni. Ecco il tossificante. Proviamo adesso Fenice Mistica. Di nuovo fuoco. Ancora preghiera. E vai di risonante. Inchiostro va bene su. Felice nascente. Che attacchi incredibili questi jiu-jitsu. 640 danni. Colpo iracondo. Ultros non parla adesso. Tentacoli, 242 danni. Tentacoli è un attacco molto pericoloso, ragazzi. Vediamo se riusciamo a stordire Ultros. Peccato, abbiamo mancato. Andiamo ancora di autobalestra, allora. Ha! Inchiostro non riesce a colpire. Vai, colpo iracondo. 287. Ultros si ritira. Glu glu glu. Notate, Ultros non è stato sconfitto. Ultros è scappato. Avrà imparato la lezione? Non ci scommetterei. Si sarà soltanto nascosto là sotto. Coril, carissimo, buonasera. Buonasera, buona Pasquetta. Ah,
Qualcosa mi ha preso la caviglia. Terra, attenta. Dovrebbe essere tutto sotto controllo ora. Maledetto ammasso di tentacoli. Lo farò fuori con una tecnica di jiu-jitsu. No, Sabin, non metterti in mezzo, Edgar. Beh, è sempre stato impulsivo. Sabin. Oh, se la caverà. Ne sei sicuro, Bannon? Sei suo fratello. Lo conosci meglio di chiunque altro. Vedrai che da un momento all'altro lo vedremo ricomparire sulla zattera. Ah! Pare che stia andando fin troppo bene. Pare che stia anche fin troppo bene. Sabin! Sabin, trovai a cavartela da solo ora. Avete appena fatto volare via l'uomo che ha in mano il mio equipaggiamento più raro. Sabin! Le vie si separano. Edgar e Terra si dirigono a Narsh, mentre proteggono Bannon. Ma che ne è stato di Sabin, spazzato via dalle acque? E cosa sta combinando Locke, dopo essersi intrufolato fra le fila dell'impero a Figaro Sud? Sta andando tutto per il verso giusto? Ci viene data adesso, questa è una cosa mai vista nei Final Fantasy. Scegli uno scenario. La trama si è diramata in tre direzioni, e noi dobbiamo scegliere una di queste tre. Cominceremo dallo scenario di Locke. Ma questo è qualcosa che lo vedremo nella prossima live. Adesso la trama si infittisce, ragazzi. Le cose iniziano a farsi interessanti. Non abbiamo ancora visto il meglio del meglio che c'è, però, ve lo devo dire. Final Fantasy VI ha ancora qualche piccolo segretuccio da mostrarci. C'è ancora un qualcosa che io devo mostrarvi. Passiamo temporaneamente al Just Chatting, mentre ringrazio Maraichuk, Swobumper e Coril per essere passati per la compagnia, e vediamo un pochettino a chi possiamo fare un piccolo raid. Vediamo chi c'è e che possiamo raidare. Vediamo un po'. Oh, c'è Little Lemon Seed. Perché non andare da lui, che sta anche giocando a Final Fantasy VIII? Quindi qua è la migliore occasione. Andiamo da Little Lemon Seed. Perfetto. Ragazzi, io vi ringrazio tantissimo per avermi fatto compagnia. Ci vediamo, anzi, vi ricordo che c'è il mio canale Telegram dove potete sapere quando andrò in live, e ricaricherò tutte le live, anche quelle della, appunto, di questa run su Final Fantasy VI, con l'apposita playlist sul canale YouTube. Io vi ringrazio ancora per avermi fatto compagnia. Vi auguro una buona fine Pasquetta, una buona settimana, e noi ci ritroviamo sia su Telegram sia sabato mattina in live su Twitch. Grazie mille per la compagnia e alla prossima.